Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove parleremo delle top 3 cripto in cui andare a investire il proprio denaro, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Mi raccomando, iscrivetevi anche e soprattutto al gruppo Telegram ufficiale di Topcoin Italia perché sto portando ottimi metodi di guadagno, mi raccomando. Oggi parleremo delle tre cripto dove noi possiamo praticamente depositare e lasciare lì il nostro denaro a fruttare. In questo caso, ragazzi, comunque quello che vi consiglio è di fare le vostre analisi. Queste qua sono solamente le mie e mi raccomando, non sono un consulente finanziario, ok? Quindi, qualora dovete investire in criptovalute, non investire perché lo sto dicendo io, dovete fare le vostre analisi e se il progetto vi piace, investite, se no, no, ok? Io non mi assumo nessuna responsabilità. Allora, in questo caso, comunque, ragazzi, stiamo andando a vedere il mercato in un periodo storico veramente terribile, ok? Vediamo che praticamente se andiamo a vedere il prezzo, ok, del Bitcoin 19.000 dollari. Capite bene che comunque il mercato non è dei migliori, però qui possiamo fare delle nostre analisi e andare a guadagnare, soprattutto per quanto riguarda il prezzo futuro, perché non saranno mai così i prezzi, non saranno mai questi, anzi aumenteranno. Oggi ho deciso di portare tre cripto, ok? Quindi in questo caso, in questa lista, non metterò Bitcoin, però ragazzi, come sapete, comunque è sempre la prima in quale dobbiamo sempre investire. Quindi in questo caso lasciamo il Bitcoin da parte. Ma, prima criptovaluta del video di oggi, stiamo parlando comunque BNB, Binance Coin, 215 dollari, il suo prezzo attuale. 35 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, ragazzi, che dire, il suo massimo storico ha raggiunto due volte vicino i 700 dollari, poi è andata a scemare sotto sempre di più, ma questo secondo me comunque è un'ottima possibilità per andare ad acquistare BNB. Secondo me, ragazzi, questa moneta dovrà aumentare il suo valore al 100%. Diciamo che il suo minimo storico per quanto riguarda gli ultimi 3 mesi non ha mai superato i 200 dollari, non è mai scesa al di sotto dei 200 dollari. Quindi capite bene che comunque cioè, può essere una criptovaluta veramente safe, dove noi praticamente possiamo andare a depositare i nostri soldi e ovviamente da come si è comportata fino ad adesso, ragazzi, comunque si è comportata parecchio bene, può solamente aumentare, ok? Secondo me BNB token di Binance, ragazzi, in questo video sta al primo posto, ma non è per l'importanza, ma perché secondo me, per quanto riguarda comunque il futuro delle cripto, BNB deve stare lì. BNB è un altcoin, BNB secondo me può arrivare tranquillamente a risuperare quota 500 dollari. Ovviamente stiamo parlando comunque nel lungo termine, risupererà, può arrivare anche a un 1000 dollari, ma questo ce lo dirà solamente il tempo. Attualmente si è comportata veramente veramente bene, quindi per quanto riguarda comunque il mercato ribassista, ragazzi, il mercato, il prezzo è sempre questo. Seconda cripto interessante, in questo caso sto parlando di Solana Sol. Vediamo, 32 dollari il suo prezzo, 11 miliardi di dollari per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, ragazzi, qui praticamente c'è stato veramente un declino, però questo non significa che non potrà riprendersi, ok? Parere mio personale, Solana può veramente aumentare il suo valore. Ovviamente mi piace il suo ecosistema, ha avuto diversi problemi, ma questo non significa che non li risolverà, ok? Quindi in questo caso il suo massimo storico è stato di 258 dollari e per quanto riguarda comunque
il mercato attuale è scesa a dismisura. Ovviamente, ragazzi, questo è il mio pensiero, però secondo me Solana può veramente risuperare il suo massimo storico. Ok, non è a brevissimo termine, ma a lungo termine, ragazzi, che cosa bisogna dire a Solana? Secondo me la metto tra i primi tre posti, ok? Anzi, i primi cinque per quanto riguarda le criptovalute più importanti e più sicure, ok? In futuro, secondo me, il prezzo potrà aumentare. Il problema, diciamo, che comunque è stato bene o male risolto. Ora bisogna vedere più che altro come ci si comporterà in futuro. Secondo me comunque do fiducia e può veramente aumentare. Andiamo avanti, terza posizione in questo caso e ultima. Ripeto, il Bitcoin non c'è perché giustamente, ragazzi, se no lo devo mettere in ogni classifica. Stiamo parlando di Ethereum. Vediamo il suo prezzo di $1000 attualmente è sceso veramente veramente tanto, ragazzi. Diciamo che ha toccato soglia 900 settimana scorsa, due settimane fa quando è stato, e poi da lì poi comunque si è saputo riprendere, ok? Anzi, aveva toccato direttamente soglia $800, ma questo non significa che il suo percorso per quanto riguarda rialzista sia finito. Vediamo che aveva raggiunto quasi un massimo storico nel 2021 di quasi $5000, e capite bene che comunque poi è andato a scendere, ma questo secondo me comunque sono veramente sicuro per quanto riguarda il futuro di questa cripto. È la seconda più importante, ragazzi, c'è un motivo. E poi ragazzi, che cosa bisogna dire su Ethereum? Poi ripeto, comunque queste qui sono i miei pareri personali. Secondo me comunque queste tre criptovalute potranno veramente aumentare a dismisura. Poi ovviamente, ragazzi, bisognerà vedere comunque in futuro come ci si comporterà. Ripeto, io non sono un consulente finanziario, quindi quello che dicono le leggi. Qualora siete interessati a investire in criptovalute, dovete fare le vostre analisi, ok? Per quanto riguarda l'acquisto di cripto, vi consiglio Atani, che vi lascio un link sotto in descrizione. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Vi invito soprattutto a iscrivervi anche al gruppo Telegram ufficiale di Top Coin Italia. Mi raccomando, perché sto portando ottimi metodi di guadagno. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto!